chiede perché il ca non resta. No, prima te ne hai andato a casa di tutti, tu, capito? No? Ah sì? Ma così mi tratta? Non mi fa incassare. Ma il tuo sai che faccia? Schifo. Io me ne vado per la prima scassa, tutto, tutto. Mi faccio fare una pazza. Azza, prima la gente. Scassolietta, scassa colonnetta, scassa armadio, scasso gallo a parte del vaio. E poi se non lo faccio. E fallo. Faccio. E poi si non lo faccio. Ma te non ne posso tagliare la casa, che te chi? Me la vai ad aprire! Rapica, me va, io non aspetto nessuno, aspetto qualcuno, tu. Io già aspettato. Ma sta famiglia tu, che te. Oh zio! Nene, anche pazienza! Oggi non sa, vero, vedo, tu vuoi fare gli auguri. Ma non mi domani auguri da casa mia, buona, la fa, la trasi. Non sa, ve accomodate. Proprio chi si ci mancava, scusate chi si ci mancava. Io tengo il coso mio, la pezza del cervello. È un problema da prendere la casa. non sapevi, io non vedo niente, sono stanco. Che bella, trasinta la casa e avere tanti faccialleri. Noi ci meno potrà abbonarmi, Mike, buongiorno. Il nostro motto è allegria. La vita mi tanto bene, come la vita sempre avuta. Ma non vedo tutto bene che gli stragi capito. Mi devo accomodare. Che siete fortunati, perché voi a vostra moglie Adanita ancora viva. Ma come c'è nata poco? Sì, infatti, mia moglie sta ancora qua. Invece la mia se l'ha potuto chiamare signora. A mia nemmeno vado a terra, ho trovato. Posso sedere? Oh scusate, la sedia vi serve per mangiare, vi sto disturbando, vado via. No, la sedia è venuta a casa vostra, tanto noi... Tanto noi non mangiamo mai, Tanto sì, mangiamo più tardi. Dopo che mia nipote ha fatto frappè. Allora, non vi disturbo, mi faccio accomodare. Giacomino, tira una sedia a Don Saverio, vai. Che stai facendo? Pazzo, voglio. Lasciate stare, che avete licenziato pure. Accomodatevi, non sarete accomodati. Si è fatto più vicino, ma facciamo Brasile. Don Felipe, voi lo sapete. Lo so, io sono vedovo. Si è avuto la nicchia prima a sinistra. La mia povera Mafalda l'ha lasciata l'anno scorso. Lo so. Di questo giorno. A vicino a Natale, sì. Ma parlavi ancora! Ha morto in mezza casa! No, mia mamma! Sono la morte, ci va! Mi sembra da cagare, ma che morte che è morta da casa mia vicino a Natale! Mamma mia, coraggio, non sai, coraggio, mi piace. Non ti dico che fare così. La posta, ancora dai tu sangue. Ancora per poco. Ma perché è successo qualche cosa? Sì, purtroppo è da 4 giorni che non mangia, è vero, no? Per sua volontà? No, per necessità. Perché non la dieta, sta facendo la dieta, hai capito? È vero, no? Sta sempre a dieta, sempre a dieta. E lì sta a dieta mia, si mangia e mangia. A panz, facito la scialata. Sì, a buffa, ti mangia. A faccia che ci vuole male. Posso mettere pure un nonno? Un nonno? Che si è rimbambito, sì. Per forza. Mio nonno. Mette solo a mangiare. Via da isso. Ma quello c'ha 89 anni. Ah. È quasi uccido, voglio. Mi dovete credere, mio nonno c'ha le mani bucate. Adesso lo fate per le pie, forse. Però non penso al mio dolore. Perché Don Felipe mi dovete credere io? C'ho un dolore qua. Non sapevo, mi dovete credere. Io dolore, rimbaccato. Meglio, perché il vostro dolore si toglie, basta uno non mangia 4-5 giorni, insomma, e passa. Ma a me, pure che la pazza chiede, chi me lo toglie questo dolore? Non sapevo, ma ci manca anche il dolore, lo sentiamo a me, non è mai successo. E me, sono altruisti.
o nonna, c'ha le mani bucate, accatta sempre roba. La casa chi ne mangia? Orecchino, per esempio. Tenessimo con che vicino di casa, che ne avesse bisogno, che non lo tenessimo a mangiare. Io dicesse proprio portare a mangiare, ma fortunatamente palazzo non è bene. Chi è che se vorrei fare? Dice, fino a me la capito la prima. Figurate, mi ha accattato 3 kg di capitulli. 3 kg di capitulli. Non è uno spreco. Don Felipe, a me il cuore dice di no. Non sapeva, noi avanza, dice che sì. Che faccio? Che faccio? Don Felipe, ce ne frie due o tre. Vorreste che rimane. C'è Don che gatto, che lì poverella, tenono diritto pure loro a mangiare a vincere Natale. E lo patatello. Vorrei che vicino a Natale i gatti mangiano e noi no. Mamma fateci piacere. Un gatto fortunato. Era meglio da scipiato. Sentite. 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 Che dice Giacomo? Ehi, sei ventricolo. Ah, sì, coprigolo, ma ne voglio parlare. Ma sono a parte il cazzo, che cazzo. Io devo chiudere, c'è scalfamme, ti capita no? Ma se non mangi c'è scalfamme. Che la carichi, no? Tu vai a cattare 3 kg di capituno. Non sapevi, nemmeno un quarto lì c'è cattato. Oh, da poi ti dicevo nonno. Ah, no, non l'avevi detto tu, non sai che l'avevi con me. 3 kg di capituno. 3 kg, 3 kg. E non spreco, ma c'è con che catta, perché a mia moglie piacevano assai il catta. E perché a mia moglie no? Gesù, quello va a passare per me. Proprio quest'anno, per vicino Natale, sia mia nipote che mia moglie hanno avuto regalato due micioni che sta male. Veramente? Avessi avuto un micione che sta. Bellissimo, per carità. Ma mi dispiace, ma c'è il portecatto che sta a Campo Santo. Fanno compagnia alla mia povera Mafalda. La moglie che sta fanno compagnia agli altri, non ci capite, vai. Avete detto che vostra nipote c'è un micione, sì. No. Sono felice. E con me lo voglio vedere, di che colore è, lo voglio accarezzare. Nero. Un bello micione nero con una peluria lucida, bello. Anzi, con Frido sei tutta ricciata. Tale e quale Mafalduccia mia, tale e quale lo micione suo. Ma non è ricco. Tutto conoscevo lo micione Mafalda mia. Soltanto io no, tutto quartiere lo sapevo, per la mia era vostra. E quello di vostra moglie di che colore è? Bianco. Bianco. È vecchiotto? È tutto arrugnato. Ripeto, fa schifo. Ah sì. Ah, me lo guardo. L'abbiamo accettato, Ma l'ultimo è là, non so visto faccio. Sì, sì. E tra moglie mi faccio una coppa faccia. Che fai? Non so che commissione ci sta a pagare. Sì, sì, lo ritroverei. Non è, e da già di spazio. Faccio lo micione a Don Sara, vediamo. Oh, c'è dove sto micione? Tu te ne puoi fare un coppè e coccio, Io te ne va a mamma o cane. Era chiuso a fermire, Ma non è giusto, dove a te ha visto questo micione esordio, sì? Ma i pochi volevano micione da casa, non mi mangiava. Non sapevo, mio nipote, è prima per il micione, ma via che subito si magna. Micaiuolo. Annaccia. Non sapevo, per cortesia, metto pazienza. Ehi, adesso già si niente, amico. Io non mi fido. Con tutto il lutto siete capaci di far ridere. Facciamo quel che possiamo. La gente che mi avresti, ci si deve stare lento. Non sanno che io il dolore o tengo sotto. No, ma proprio a Cristo, noi tengo sotto e pure in coppia, capite? Vabbè, voi fate, se no non mi sputto zero. Fate bene, andate, correte. Aggiungete si capisce a mamma, Ma perché chi si piglia colore, se non mangia quello che hai in cucina. E se si piglia colore, dopo mangiato fa la cattiva digestione e durante la notte è un continuo bombardamento. Voi mi capite? Certo. Anche a voi fosse questo effetto? No, a noi durante la nottata è un continuo silenzio. Sa dormire, ma ci si dà, sì, perché mia moglie era tutta portata a pilata. Scusate, non sapevo, ma soltanto per curiosità, ma vostro nonno che ha preparato per questa santa vigilia di Natale? No, Don Felicistan, pollutte, ma farduccia mia. Ah, ho lutto, mangiate niente? No, no, no. Mangiate qualcosa, mangiate! Ma ci si può mangiare tutto un po'. Che chi le capi tu? Allora l'hai aspettato, lutto?
Ci ha rispettato, tre che le capito. La rispettate, ma non come dicevo io, la volevo cucinare tutte le cose che ci piacevano, ma fa. È una cartacina che chiede forza. Niente di straordinario, niente di straordinario. Ah sì. E che cosa? Che cosa? Con due vermici in la bongola, capo marullero pieno di schiattata coppa, perché a Mafalda piaceva così. La pizza scarola, con pochi pesci al forno, baccalà e capitone fritta, danzalate di rinforzo. Di bruttolina di Natale con i miei sorrenti, frutta secca e fresca, due roccocò, due raffiore, la pelle cassatina, due struffole, vina, acqua minerale, spumante e una bella tazza di caffè. Bello, bello, va bene, rispondete, avete bisogno di qualche cosa? Non so se cadente! Ma rossa costa di pure! E devo che bicarbonato! Ma c'è l'iscritto un magna rossa la tua! Ma vedi una piccinella! Ma non, è in coma! È sciuriato! Si è schiattato piccio! Il gatto l'ha fatta cadere! Sì, è che deve fare l'istante! Mi devo... Ah, su! E arriva su piccio la coppa e co... Ma dici, ah, no, no, dai, sai sapere, si preoccupa. Che stiamo veramente, vero? Leggero giramento. L'avete fatto girare la testa. E che se si mangia i Mafalda pure l'anno passato, insomma. Ah, perciò muretto, e che le murette schiattate, avete pazienza. E su sfondo sta Mafalda vostra. Secondo me sarà stato così che si mangia una cassata sana sana. Una cassata sana sana. E che cassata che si mangia? Donna ma, sta vigilia, non fa buffata con mangiare, perché sono sicura che faccio la stessa fine, ma falta mica. State tranquillo, mi viene, mi cambia 100 anni. Allora ripasso più tardi, sì, vengo con il nonno però, ne faccio una partitella. Più tardi venite con il nonno. Ci faccio una partitella. Sì, ma qua non ci trovate. Chiaro sta. La vigilia di Natale mia moglie non ama cucinare, è vero che non ami cucinare. Andiamo a mangiare fuori all'aldilà. Sì. E dove andate? Dove? A Pucereale. A Pucereale? Sì, c'è l'apertura di un nuovo ristorante. Ah! Sì, sì, sì. E come si chiama? Il Teschio d'Oro. Il Teschio d'Oro? Sì, sì. Ci devo andare qualche volta. Sono proprietario pure che si chiama Mario Scheletrino. La sua specialità è obro, obro di colossa. Ah, sì, 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 sì. Io me ne devo andare, sennò io sento che non sta tutto imparonato. Qui è Luisa da Frida, è imparonato. Andavo dalla Podalicica. Non vedi come vi invidio. A lui. La cosa di sordo non vi manca. Addirittura gli ha da mangiare fuori. Sì, sì, molto. Siete fuori, molto felice. Fuori. Di nome? E ti fa. Ti fa felice. Don Feliago. Grazie. La vita mi tanto bene. Mi saluto vicino. Come la vita sempre avuto. A così come stato. Per 100 anni. Per sempre. Invece sta solo Don Feliago. Ho scritto un bacio, ahi si è finito.